Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi nuovo episodio della nostra serie Minecraft. Signori, allora prima di partire col video vi ringrazio per i like, per i commenti precedenti e per il supporto che date a serie al canale. Vi ricordo di iscrivervi perché abbiamo l'obiettivo di raggiungere i 2000 iscritti entro la fine dell'anno, signori, e ce la sto mettendo tutta, siamo da più di 100 episodi che portiamo avanti questa serie con tanti bassi e molti alti. Però signori, senza il vostro aiuto noi non raggiungiamo questo obiettivo, quindi vi chiedo un piccolo sforzo, quello di iscrivervi al canale, lasciare un bel like se ne avete voglia e anche un bel commentino tecnico-tattico. Sono accettate anche le critiche, signori, mi fa piacere se criticate, vuol dire che seguite la serie e mi date dei consigli per migliorare. Detto questo, signori, cosa facciamo nel video di oggi? Ieri siamo tornati a casa, abbiamo finito di esplorare la magione, signori. Oggi non mi serve tutto sto legno, sinceramente. Lasciamo qui. Oggi andremo, sì, la Magione, il tempio sottomarino, signori miei, quindi oggi andremo ad la ricerca della Magione, signori. L'obiettivo di oggi è questo, dobbiamo riuscire a trovare la Magione. Guardate che carina, no, mi manca il pezzettino lì sopra in alto, ma sono un pirla, è tutta la parte qua centrale. Vabbè, facciamo finta che sono due isolotti che erano lì persi nel mare. Ovviamente dobbiamo anche mettere queste due mappe, quando saranno anche questa qua della Magione sarà bella che è esplorata. Le andremo a mettere vicino alle mappe di casa nostra, vicino alla mappa di casa nostra, signori, che è decisamente cambiata rispetto a quella che vediamo qui in disegno. Sì, diciamo che ci siamo un attimino allargati con qualche altra strutturina, niente di particolare. Però effettivamente guardate, in questo bel... Dove potremmo farlo il monumento del drago? Il monumento dell'uovo del drago. Perché qui abbiamo gli animali. Qui, se lo facciamo qua, si rovina la vista del villaggio. Qua dietro abbiamo fatto la salita per la piattaforma di lancio. Potremmo farla qua, davanti praticamente alla nostra zona di discesa rapida, così si unisce praticamente ce l'abbiamo vicino a casa, perché sennò dovremmo andare a allargarci ancora di più da questa parte, vicino al portale. Potrebbe anche essere un'idea quella, non lo so, non lo so. Studieremo qualcosa, signori, studieremo decisamente qualcosa. Il sole è alto. Allora, noi come organizzazione siamo organizzati, signori. Come organizzazione siamo organizzati, non si può sentire, perché abbiamo i materiali, abbiamo il letto, abbiamo la mappa, abbiamo l'acqua, abbiamo le cibarie che ci servono per sopravvivere e quindi abbiamo tutto, signori. Io direi di non perdere assolutamente altro tempo. Cartina in mano, noi dobbiamo andare sempre verso sud, quindi la direzione totale è questa, e poi verso est, signori. Stavolta non mi fregano, la direzione è sud-est. Quindi più la barchetta ce l'abbiamo, la barchetta ce l'abbiamo, quindi signori, spalle, gambe in spalla e partiamo per la nuova ricerca della Magione. Mi stavo mangiando le parole. Sarà molto lunga questa, rispetto al guarda come becco l'albero. No, non abbiamo beccato l'albero, abbiamo beccato un lag terribile. Rispetto alla ricerca della fortezza sottomarina, diciamo che si muove già il pallino? No, non si può muovere di già il pallino, non può essere. Siamo troppo distanti perché il pallino si accorga dei nostri movimenti. Invece sì, il pallino si sta muovendo, signori. Il pallino si sta muovendo. Ok. Quindi la direzione di est è giusta. La direzione a est è giusta. Il problema è quanto sarà lontana a sud sta cazzarola di che cazzo stiamo a fare? I saltelli sul posto? Andiamo, dai, veloce, rapido e indolore. Ribadisco, signori, che potete odiarmi tranquillamente perché non tutti sanno, ma qualcuno lo sa, abbiamo le elitra e non le stiamo minimamente usando perché mi lagga completamente tutto il computer, ma usando le elitra, signori, si perde il piacere della scoperta, si perde il piacere dell'avventura. Due razzi saremmo già arrivati se il computer mi reggesse, ma il computer non mi reggerebbe mai un'avventura del genere, quindi diciamo che non è fattibile. Allora, il nostro obiettivo è andare verso sud. Da dove cazzo ci possiamo andare? Da qua. Riesce a salire di qui? Riesce a passare di qua? Ok, saliamo la montagna, affrontiamo la montagna, signori. Non abbiamo paura di niente e di nulla. Ovviamente in questo video dobbiamo trovare la Magione a tutti i costi. Poi, se per esplorarla ci mettiamo due episodi, tre episodi, 70 episodi, quello è un altro paio di maniche.
Ma la magione dobbiamo trovarla. L'obiettivo di oggi è trovare la magione. La troveremo mai con questo passo lento con cui andiamo? Penso di no. Quindi gambe e spalla e iniziamo a correre. Ho detto di correre, zio, devi correre. Così stai correndo? Non mi sembra che stai correndo, zio. No, decisamente non mi sembra che tu stia correndo. Ti stai facendo una passeggiata al mare così. Ok, adesso stai correndo. Adesso ne possiamo parlare. Lì c'è un altro tempio. Sì, un altro tempio. Vabbè, un altro portale abbandonato da qualcuno. Da qualcuno che avrà giocato prima di noi, signori. Qualcuno che avrà vissuto in questo mondo e l'avrà. Oh, ciao, Petta! E l'avrà esplorato in lungo e largo e avrà lasciato questi portali distrutti lungo il suo cammino. Stiamo dicendo tante cagate? Sì, stiamo dicendo tante cagate. L'obiettivo però è intrattenere. Oh, il mare, perfetto. Ci mancava solamente. Eravamo stati poco al mare, effettivamente. Eravamo stati decisamente poco al mare e effettivamente mi mancava farmi una traversata con la mia barchetta che dovremmo riuscire a mettere a mare. Sì, se mettiamo la barchetta. Mettiamo la mappa, non ci riusciamo né ora né mai. Allora, la direzione deve essere sempre sud, signori. Tutto questo sta calando il sole, ma a noi frega poco perché siamo con la nostra barchetta, siamo il Jack Sparrow della situazione. In tutto questo, l'ho detto in più di un video, signori, e lo ribadisco anche in questo, non abbiamo mai trovato una cazzarola di nave affondata. Porca miseria, quello è un obiettivo che ci manca, signori. Una nave affondata ci manca, una nave affondata ci manca perché si trovano i tesori dentro le navi e noi ne abbiamo beccato manco uno. Che gran rottura di scatole. Qui il pallino non ha la minima intenzione di aumentare. E qui vedo un'avventura molto lunga, signori. Vedo decisamente un'avventura molto lunga, anche perché non è che ti dà le coordinate, che tu capisci se a quante cazzola di coordinate di distanza sei. No, vai proprio all'avventura. Quello che capita, signori. Quello che capita, raccontiamo. Capita che davanti a noi sta spuntando la terra? Sì. È comparsa così dal nulla. È comparsa così dal nulla la terra davanti a noi. Bene, raggiungiamo la terraferma. Scendiamo, recuperiamo la barchetta. E niente, signori, facciamo un breve taglio. Breve taglio, così appena il pallino cambia di dimensioni, ci ritroviamo su questi canali. Porca miseria, signori! Siamo finiti nella neve quella fresca. Non pensavo potesse succedesse, e invece sì. Spettacolo, siamo finiti nella neve quella fredda, quella fresca praticamente, e siamo stati inghiottiti dalla neve. Ci stava per venire il blocco quello lì, stavamo per morire assiderati praticamente. Ottimo, 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 che cosa carina. Sì, perché praticamente siamo andati a finire. Ora io non ricordo qual è la direzione sud, che mi sono fatto prendere un attimino dal panico. Questa, ok. Sì, abbiamo praticamente. Guarda che siamo ancora nella neve fredda. Porca paletta ambriaca. Riesci a evitare? Oh, calma, calma un po'. No, non mi vuole fare stare calmo. Niente, signore. Siamo palesemente. Ok, ci siamo ripresi un attimino. Incredibile, bella questa neve fredda, praticamente. Questa neve fresca che ci inghiotte e ci fa finire sotto, portandoci nello stato di come si dice quando uno sente freddo e sente in maniera brutta? Vabbè, non fate caso a quello che sto dicendo. E abbiamo trovato anche le caprette. Non mi hanno salutato e io le ho ignorate perché mi sono sentito offeso. Posso dire, porca miseria, signori, spettacolo! Tutto un ghiacciaio praticamente enorme. Bello, bello. Tanta roba, tanta roba. Noi dobbiamo andare sempre in questa direzione? Sì, se non ricordo male. La direzione dovrebbe essere sud ed è questa di qua. Perfetto. La mappa è cambiato qualcosa? Assolutamente no. Assolutamente no. Io continuo, signori. Che vi devo dire? Continuo. Continuiamo a camminare. Continuiamo questa avventura. Sperando di non cascare ancora nel ghiaccio. Nella neve fresca. Non mi era mai successo. Cosa carina, che cosa carina. Signori, la nostra avventura sta continuando. Stiamo nuovamente solcando il mare alla ricerca della magione. Sta calando anche il sole. Appena troveremo terra, signori, per questo video ci fermiamo. Io non so ancora quanto siamo distanti. Il pallino non ne vuole sapere niente di crescere. E questa è una cosa gravissima. Quindi
Quindi mi sa che signori che per questo video io mi fermo qui, dopodiché continuerò la ricerca off camera, in modo tale che domani ci troveremo davanti alla Magione, se tutto va bene, e vedremo di esplorarla, iniziare a esplorarla, signori, iniziare a esplorarla perché dobbiamo uccidere tutti. No, un altro tempio sottomarino. No, 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 allontanati velocemente che non c'ho il latte, allontanati velocemente che non c'ho il latte. Cioè, incredibile, abbiamo trovato un altro tempio sottomarino. Assurdo, assurdo oserei dire, oserei dire, come cazzo la parlo lo so solo io. Va bene signori, ecco, terra, 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 come gridavano gli ex. Ah no, guarda quanta bella terra che abbiamo davanti a noi, dai, dai, raggiungiamo questo blocco di terra, piazziamo il letto signori e dormiamo, sì, dormiamo in questo isolotto, mi piace, così, così sappiamo perfettamente che dobbiamo andare in quella direzione. Metti il lettino, il nostro lettino da campeggio, mettilo lì, bello così, dormi. E signori, per questo video noi ci fermiamo qui, anche perché sto registrando da parecchi minuti, non dobbiamo andare in quella direzione là. Noi siamo precisamente, mi fate vedere un attimo le coordinate, 2844 blocchi Z, signori. Siamo a 3000 blocchi da casa. Porca miseria, della Magione ancora neanche l'ombra. È migliorato il puntino neanche per il cazzo. Va bene, signori, detto questo, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella, raga, ciao.